Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto il 3X della leggenda di Bessa e Cristallo, il nuovo Structure Deck di Yu-Gi-Oh! In descrizione vi lascerò dei codici sconto se vorrete ordinare il 3X di questo mazzo. Su Fantasia è disponibile il codice MyCards5 e iniziamo subito con il video. Allora, io questa versione l'ho fatta così, con due Draghi Arcobaleno, perché secondo me è una delle carte più forti del mazzo. Le sette veste cristallo rispetto al passato con la nuova versione si portano abbastanza velocemente, quindi si fa benissimo. Veste cristallo drago arcobaleno, questa carta si speciala dalla mano se un mostro bestia cristallo combatto e se viene distrutto viene messo nella zona magie trappole e si può bandire per portare puoi bandire questa carta per evocare specialmente un bestia cristallo di livello 4 inferiore al tuo mazzo. Quindi con questa carta di solito portiamo il motore del mazzo. Cioè, Bestia Cristallo Pegaso Zaffiro, assolutamente da giocare in 3x, perché questa carta è veramente forte e va giocata in 3x. Poi Maestro dei Cristalli, questa si gioca in 2x, è uno startino del mazzo da consistenza perché puoi scegliere, puoi offrire come tributo questa carta, aggiungi un mostro bestia cristallo finale o mostro bestia cristallo, magia trappola cristallo al deck della tua mano. Poi per diciamo fare danno ai turni, si parte secondi e si attacca diretto con gatto ametista, che però fa metà dei danni e quando viene distrutto va nelle zone magia trappola. Il Carbuncle Rubino è forte perché se viene evocata specialmente, puoi evocare specialmente tante carte mostro, bestia e cristallo dalla zona magia trappola, quindi fortissimo. Tartaruga Smeraldo è una carta forte perché puoi scegliere come bersaglio un mostro che controlli che è attaccato in questo turno, metti quel bersaglio in posizione di difesa. Anche questa va nelle zone bestia e cristallo. Aquila Cobalto invece. Metti una bestia cristallo in cima al mazzo. Mammut. Puoi cambiare il bersaglio su questa carta. Quando l'avversario decide di attaccarti, puoi cambiare il bersaglio su questa carta, che comunque è 1.007, puoi salvare i tuoi mostri. E se questa carta attacca, guadagna 400 d'attacco. Alla fine, questi sono i mostri bestia cristallo che ci servono per portare il drago arcobaleno, che è l'effetto fortissimo di rimischiare un sacco di carte nel deck dell'avversario e portare i mostri fusione grossi. Quindi come facciamo? Questo strutturale Ash, quindi ce lo mettiamo dentro perché secondo me le entrap sono fondamentali nel formato attuale. Tre belle, secondo me carta fortissima contro il Mita ci può stare. Secondo me ero indeciso se mettere bello Shifter, però Shifter ci potrebbe dar fastidio perché a noi servono i mostri bestia cristallo cimitero nell'Hexa. Se li bandiamo è un po' un problema. Poi dipende dai giocatori. Promesse cristallo che sceglie una carta bestia cristallo nella tua zona magia trappole è la Evoca Special forte. Evoca specialmente un mostro bestia cristallo dal tuo deck. Di solito si evoca Pegaso che poi porta un altro. E poi puoi avere due o più carte bestia cristallo nella tua zona. Devi avere due o più carte bestia cristallo nella tua zona magia trappole per attivare e risolvere questo effetto. Scusate ragazze, bestia cristallo non lo prendevo in mano da tipo da 2005, quindi alcuni effetti me li devo un attimo rileggere. Legame cristallo, queste sono le nuove carte di questo mazzo e aggiungi un bestia cristallo alla tua deck, alla tua mano. Di solito si porta Pegaso o Carbuncle in caso di necessità. E metti un mostro in bestia cristallo con nome diverso dal tuo deck scoperto nelle carte magia trappole. Fortissima, motore del mazzo, riporta bestia cristallo alla luce. Punta arcobaleno del cuore, anche questa ultra rara. Durante la main phase puoi evocare normalmente un mostro bestia cristallo in aggiunta alla tua normale evocazione. Quindi già questo effetto è fortissimo. Poi puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti, punta arcobaleno del cuore, una sola volta per turno. Durante la main phase puoi distruggere una carta bestia cristallo che controlli nella tua mano e se lo fai aggiungi una carta magia trappola bestia cristallo al tuo deck alla tua mano. Se uno o più carte bestia cristallo vengono messe nella zona magia trappola anche durante damage step, puoi scegliere come bersaglio una carta controllata dal tuo avversario. Fai ritornare quella carta alla
che questa carta nella mano. Cioè, fortissimo. È un mazzo che rimischia, rimanda in mano. Cioè, veramente un mazzo forte. E questa ne giochiamo in 3x, perché ha un doppio effetto ed è fortissimo. Ponte aggiunge una carta magia trappola cristallo alla deck alla mano. Di solito possiamo scegliere tra Zigame cristallo, Sveglia dei finali cristallo, poi vedremo. Quindi tre ponti. Risveglio dei finali cristalli, questo ci serve per specialare le fusioni e se no usare gli altri effetti che vi ho portato un po' arcobaleno, riflazione o evoca specialmente un beste cristallo e questo ci aiuta a fare infusione. Tre cicloni cosmici, questa la conosciamo, paghiamo 1000 e ci conversagli una magia trappola sul terreno e bandiscila. Fortissimo contro Eldritch. Scontro i mazzi che settano, contro i mazzi che giocano di magia trappola. O comunque gli diamo fastidio. Poi Miracolo Cristallo, quando viene attivata la magia trappola, l'effetto di un mostro distrugge una carta a questo cristallo che controlla e se lo fai annulla con l'attivazione. Quindi questo è il neghino del mazzo, a giocare in 2x, possiamo darcelo con le carte che abbiamo visto prima, fortissimo. Il mostro di extra cosa ci ho messo? Ovviamente l'extra non sarà composto da tantissime carte perché negli structure abbiamo relativamente poche carte, almeno per l'extra, ma va bene così, cioè assolutamente ci hanno fatto creare un mazzo da zero con tre structure. Vi ricordo di guardare il link in descrizione per comprarli. E partiamo con Super Guido, Drago Arcobaleno, Cristallo Finale in 3x e ovviamente non riusciremo mai a farle tutte e tre in una partita, però comunque. E Super Drago Arcobaleno in 3x. In più ci ho messo i token. Token da boss slebati perché sono carini. Questi non sappiamo se riusciremo a farli, perché comunque io ho creato il mazzo senza dover fare troppi segnalini, però comunque si possono mettere. Allora ragazzi, direi di aver finito così lo structure, fatemi sapere come lo giochereste voi, questa è la mia versione del mazzo, secondo me sarà molto divertente da giocare, anche perché voglio provare a fare una mano di prova, adesso mi devo studiare bene il mazzo, però facendo una mano di prova secondo me riusciamo a fare comunque qualcosa. Facciamo così un attimo per vedere. Guardate, abbiamo già praticamente, non dico la partenza, un arcobaleno e ci prendiamo. Legame cristallo, aggiungiamo un mostro bestia cristallo dal deck alla mano e metti un mostro cristallo con nome diverso, lo aggiungiamo in mano, le zone magia trappole. Poi, questo cristallo Pegaso, quando questa carta viene evocata, puoi mettere un mostro questo cristallo alla tua mano del cimitero, scoperto una zona magia trappole con magia continua. E possiamo mettere Carbuncle, direi, intanto. E così abbiamo già tre mostri questo cristallo, poi attiviamo Punto Arcobaleno del Tuono, durante la main phase possiamo evocare normalmente un mostro cristallo in più in base alla navigazione. Durante questo cristallo possiamo distruggere una carta magica questo cristallo, portarci, ma non ci interessa. Poi settiamo un miraggio. Questa è stata una partenza un po' così, ce la gestiremo poi in modo diverso le prossime col prossimo mazzo, appena me lo sono studiato un po' meglio. Intanto abbiamo finito così con un negate, un rimbalzino e due mostri nella zona, quindi comunque abbiamo già due mostri. Peschiamo, abbiamo pescato bello, qui facciamo Crystron e si va avanti velocissimo. E no, però comunque è un mazzo forte, divertente, che molta gente lo sottovaluterà,
perché non ci saprà giocare contro, ma è un mazzo che mischia, è un mazzo che già tanto fastidio all'avversario, perché mischia, rimane in mano, le carte non vengono mai spaccate, ma vanno nella zona magiotrappole, quindi possono essere utilizzate, possono essere specialate, quindi si può fare anche una pollusa da 4. Vi porterò anche una lista dove sarà un mazzo più aggiornato e con... è un mazzo che speciala veramente tanto. Quindi Apollusa da 4, Mascherena, sono tutte carte che si possono giocare. Poi i mostri hanno dei livelli abbastanza particolari, perché alcuni sono dei 3, alcuni sono dei 4. Però con i 4 possiamo farci degli Xyz, che comunque potrebbero portare Zeus. Quindi ci divertiremo. Non sarà un mazzo così... molta gente ha detto che è un mazzo che secondo loro non farà niente, ma qualcosa farà. Sicuramente non sarà un T0 T1, ma comunque un mazzo for fun da fare con 30 euro è veramente super divertente da giocare, super facile da fare e anche non troppo difficile da imparare. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like e ci vediamo al prossimo video con qualche mano di prova. Ciao!